sembra tutto normale. Questo è un mondo alla rovescia. È il mondo in cui la famiglia è vietata, vicini. E non è più il tempo delle battutine che facevamo un tempo. Perché c'è davvero una mutazione della famiglia che a me fa paura. Io rifiuto di vivere nel mondo in cui devo scegliere il colore dei capelli di mio figlio, il colore degli occhi di mio figlio e se deve essere bello o brutto. Mio figlio me lo tengo perché me l'ha dato nostro Signore. Ma di che stiamo parlando? Eppure questo sembra vietato. Non si può discutere, sei passatista, sei arretrato, sei non so di quale nostalgia del figlio. Dice che c'è una grande tragedia che sta attraversando il nostro paese, ma non se ne parla più. Perché in questo paese si parla dei diritti degli immigrati, giustamente, devono avere la televisione, devono avere il pasto tutti i giorni, un pasto cucinato da te. Io mi preoccuperei un po' di più per i nostri figli che sono tornati a drogarsi. Perché vi dico questo? Perché è un flagello di cui non si parla più. Sembra diventato normale. Ci sono ogni anno migliaia di morti di droga e non se ne parla. Perché grazie a questa sinistra è passato un principio che drogarsi è un diritto. Ecco, allora nella gerarchia di valori noi dovremmo essere quelli che tornano al governo del paese dicendo alla gioventù che drogarsi non è un diritto, ma è un delitto contro se stessi e contro la società. E poi dovremmo mettere in campo programmi come quelli che sono stati accennati. Ma che paese è quello che non riesce a garantire lavoro ai suoi figli? Guardate, sarà importante la conferenza di sabato per fare riferimento a Gabriella Russo. Veniteci che potrà venire, perché parteciperete a un evento che se ci va bene diventa storico per la destra italiana. Perché magari può partire una proposta autenticamente innovativa per lanciare concretezza sul lavoro. Cercheremo in queste ore, prima che si arrivi a quell'evento, di affinarla, per metterla alla discussione, per assoggettarla alla discussione politica del paese. Non è vero che se fai politica solo se stai in Parlamento. Fai politica se hai orecchie attente a quello che c'è nella società. Se capisci che l'impresa che crea lavoro, perché oggi non possiamo più chiedere una formata di concorsi alla pubblica amministrazione, a quella impresa che vuole offrire lavoro, ma glielo vuoi ridurre il carico fiscale? Ma vuoi eliminare quell'eccesso di burocrazia di cui non si sopporta più? Vuoi garantire che non ci sia il pizzo criminale ogni volta che apri bottega? Ecco, c'è bisogno della presenza di uno Stato che garantisca diritti e doveri, che ci metta nelle condizioni di poter offrire un futuro a terra in cui la disoccupazione sta al 20%, quella giovanile al 40% e che non riescono più a difendersi.